Secondo, certo la trasversalità. Io sono in consiglio comunale a Pavia, la sindaca è DS. Tutte le volte che vado le dico che la peggiore sindaca di Pavia, l'ho fatta anch'io il sindaco di Pavia, e faccio un'opposizione durissima, non solo, ma faccio di tutto per mandarne in galera alcuni. Tant'è vero che ho già fatto 3 esposti alla magistratura penale e ne farò altri. Aspetta, scusa. Io dico, no, quello che conta è la sostanza. Quello che conta è la sostanza. Il fatto poi, le liste civiche dal basso, è anche peggio delle liste civiche dall'alto, come dici tu, perché intanto le liste l'Italia è piena di liste civiche. Alcune sono finte, altre sono vere. Per fare una lista civica è difficilissimo, molto difficile. Bisogna sapere almeno che cos'è il comune e cos'è l'amministrazione, perché non si può andare a fare i comizi, non serve. Dice, ma cosa facciamo? Se vinci governi, se no puoi fare l'opposizione, e se ci sono le condizioni fai un'alleanza per fare delle cose serie. Quello si vedrà dopo. A livello nazionale non poteva che nascere così, no, perché non lo decidiamo noi la data delle elezioni, e io non ho voglia di aspettare 50 anni ancora. Non ho voglia, perché non giro l'Italia perché sto male a casa mia, sto benissimo a casa mia. Il paese è sull'orlo dell'abisso, l'ammalato è in sala di rianimazione, e io che sono medico non posso dire tanto l'ammalato è in sala di rianimazione, chi se ne frega, o lo salvo oppure muore. E quindi non poteva che nascere così questa lista. Il problema di questa lista, se va avanti, è uno solo, fondamentale, e qui dipende da voi se volete dare una mano oppure ve ne fottete, perché se no, se non si partecipa vuol dire fottersene. È la selezione democratica fino in fondo e trasparente delle candidature e le decisioni collettive, e per questo vi dovete auto-organizzare, amici miei. In Piemonte auto-organizzatevi, perché non vengo io né a scegliere i candidati né a scegliere chi coordina nulla. Io non vengo a scegliere nulla, posso rendere un servizio di venire a parlare se mi dicono qui ci sono, fanno una lista civica, Veltri ci viene a fare un seminario e a spiegare un po' come si amministra un comune, lo vengo a fare gratis, però il resto vi dovete auto-organizzare. Lo so che è difficile. E concludo. Quando ero sindaco mi avevano occupato uno stabile comunale, gli autonomi. Sono andato e ho detto, lo volete il centro sociale? Bene, ve lo metto a disposizione il comune. Dopo un mese sono venuti e dice, vorremmo il personale comunale. No, vi dovete autogestire, è troppo comodo. Organizzatevi, vi autogestite, lavorate, questa è la democrazia che avete chiesto, e io il personale comunale non ve lo do manco per il cavolo. Avete lo stabile e adesso vi organizzate nella legalità e senza violenza. Organizzatevi, auto-organizzatevi, scegliete i vostri rappresentanti, e se c'è uno solo che vi vuole prevaricare, allora voi avrete tutta la solidarietà, ma nessuno viene da fuori a dire che cosa dovete fare, a meno che non commettate degli errori terribili. Non c'è più tempo, il tempo è scaduto se facciamo la stessa diagnosi. Se invece non facciamo la stessa diagnosi, allora il discorso, diciamocelo chiaro, diciamo che l'ammalato sì, c'ha un po' di febbre, però non è così drammatico, ma io da medico dico che è drammatico e l'ammalato sta morendo.